2018, siamo allo stand della ICA SPA, un'azienda che produce confezionatrici per il caffè, ma non solo. Siamo in compagnia di Cesare Rapparini, il responsabile commerciale, che intanto invitiamo a salutare. Buonasera a tutti. E al quale desidero chiedere non solo caffè, ma per quanti altri settori producete confezionatrici? Dunque, il nostro mercato è al 50% caffè, per il resto ci diversifichiamo su biscotti, lievito, farina, zucchero, sale e tutto ciò che è alimentare e confezionabile. Da quanti anni la ICA è sul mercato? Mio padre fondò l'azienda nel 63, quindi oramai sono 55 anni, e da allora esportiamo un 70% all'estero, un 30% rimane in Italia. Voi non realizzate dunque solo macchine confezionatrici per pasta, farine e così via, ma nello specifico, e qui veniamo proprio alla fiera a cui state partecipando, anche e soprattutto per il caffè. Per quali tipologie? Dunque, per il caffè e confezionamento noi produciamo macchine, macchinari di atmosfera modificata sottovuoto per tutto ciò che è sacchetto, quindi il classico sacchettino a quattro spigoli con valvola a un sacchetto più grande sottovuoto, la classica mattonella da 250 grammi sottovuoto. In più, oltre a questo, c'è tutto il discorso di capsule e cialde in vario genere, vari formati, quindi non solo in Italia ma anche all'estero. Quindi abbiamo cialde rigide o cialde morbide, così propriamente dette, o capsule dei vari formati più diffusi. Avete naturalmente macchine con un numero battute piuttosto basso e poi su via via a salire fino ad arrivare a un numero importante per la produzione ora. Praticamente per le capsule abbiamo un range di macchine che va dalle 100 battute al minuto alle 400 battute al minuto. Normalmente considerate sono dai 5-7 grammi per capsula, quindi una bella produzione. Ultimamente poi abbiamo introdotto sul mercato una capsula compostabile in modo tale che alla fine dell'utilizzazione di questa capsula uno possa buttare dove il comune ha un impianto di compostaggio questa capsula nell'umido, in modo tale da passare da un'economia lineare a un'economia circolare, quindi non più plastica ma un prodotto assolutamente compostabile. Cesare, infine, diamo un indirizzo di posta elettronica a cui loro possono scrivere per richiedere maggiori informazioni senza alcun impegno naturalmente e quindi entrare in contatto diretto con voi. Il nostro ufficio commerciale Italia all'indirizzo email ita@icaspa.it. Grazie, molto cortese per la disponibilità, estremamente contenuto nei tempi così come occorreva. Ci rivedremo in altra fiera prossimamente dedicata magari al caffè o all'alimentazione o in ogni caso al packaging. Grazie ancora a Cesare, saluta tutti loro. Buona giornata a tutti. Io continuo per mostrarvi altre novità presentate qui a Trieste Espresso 2018 dai tanti espositori presenti in questa fiera biennale.